Signora Garibaldi, che significa per lei portare questo nome, il nome di Anita, e ricordare questo suo illustre parente? Beh, ovviamente ci sono le cose buone e le cose cattive, ma questo è comune a tutte le esistenze, non soltanto all'America. Per non parlare dell'Inghilterra, che poi è praticamente una seconda patria per Garibaldi, e non se ne parla mai. Questo sarebbe una cosa che dovrebbe essere anche indagato di più. Tutta una serie di ispirazioni e di finanziamenti e di legami. Vero, e anche di tradizione familiare, perché mio nonno, suo figlio Ricciotti, fu mandato in un collegio di Liverpool e fu educato in Gran Bretagna. Lo stesso nonno che è ritornato a Caprera si indignò talmente dello sfruttamento del meridione da parte della Nuova Italia che andò a combattere con i briganti. Questo pochi lo sanno, io ho tutti i documenti. Rimasta su questa baranza, ma non brigante, non cagna storia, quando combatte.